diretta qua sulla pagina Viso in Forma. Quindi continuiamo i nostri appuntamenti per imparare cose nuove per quanto riguardano il viso, la salute, la bellezza, il benessere. E oggi appunto è un argomento, sarà una puntata molto interessante perché appunto parleremo sempre di viso e del significato che ci comunica. Intanto, datemi il tempo di verificare anche voi se mi vedete e sentite, datemi un feedback che è tutto a posto. Ok, vedo i primi occhiolini, quindi vedo che mi vedete. Noto anche che Facebook ha di nuovo cambiato qualcosa, mi sembra, che ultimamente sta cambiando molto le impostazioni. Grazie, ok, grazie, grazie per il commento, quindi va tutto bene. Buon pomeriggio, quindi o buonasera, buonasera a tutti. Siamo di nuovo ad una diretta e con noi avremo oggi un nuovo ospite. Come sapete, io insegno yoga facciale e qui sulla mia pagina ho già insegnato parecchi esercizi per quanto riguarda la tonificazione del viso. Abbiamo parlato di cura della pelle, del benessere, del cura del corpo, dei capelli, dei denti, nel senso che ho ospitato anche una odontoiatra. E oggi ritorniamo a parlare di fisionomica, ovvero della lettura del viso, perché secondo me è un argomento molto molto interessante. Infatti, quando io appresi questa disciplina più di 10 anni fa, mi piacque molto proprio l'approccio che la mia insegnante mi trasmise, quindi già lì iniziai la prima volta a sentire parlare di fisionomica e anche di riflessologia facciale, che poi qualche anno più tardi approfondì un pochino di più. E oggi avremo con noi l'assistente di Stefano Parancola, che abbiamo già avuto modo di avere con noi qui sulla pagina un po' di tempo fa. E oggi andremo ad approfondire ancora di più sul significato di alcune parti del viso. E quindi io direi che posso invitare già subito qui con me l'ospite di oggi che è Chiara Fossani. Chiara, ti sto collegando. Eccola, buon pomeriggio, Ciao. buonasera Chiara, benvenuta. Ciao Petra, grazie mille dell'invito. Ciao a tutti quanti. Allora, tu collabori con Stefano Parancola, che abbiamo già avuto il piacere di avere come ospite un po' di tempo fa e che ci ha già dato una piccola infarinatura, ci ha fatto scoprire appunto il mondo della fisionomica o Mian Qian, non so mai come si pronuncia. Esatto, Mian Qian. Ecco. E invece con te oggi ci spiegherai ancora in più nel dettaglio alcune zone del viso, nello specifico cosa significano, come ad esempio la bocca, ovvero i denti, la pelle, i capelli. Quindi direi che ti posso lasciare la parola, inizia tu dalla parte del viso che vuoi. Grazie mille. Allora, quello che volevo appunto condividere io, che è anche parte della mia propria esperienza personale, era il significato che poi sono riuscita a trovare, grazie anche all'aiuto di Stefano, il significato di determinati elementi. Allora, io sono un igienista dentale, quindi i denti sono un po' il mio mondo. E poi mi sono voluta addentrare in quello che è il Sente. significato. Ecco, adesso scusami, si è bloccato il Sì. telefono, sì, un attimino. Ok. Quindi siamo rimasti che appunto grazie anche alla collaborazione di Stefano sei riuscita ad approfondire. Approfondire esatto quelle che sono le dinamiche, i significati più profondi dei denti, della pelle e dei capelli, perché a volte restiamo anche, per quel che ho visto anche su di me, restavo molto superficiale, quindi ho un problema al dente, lo sistemo, eccetera. Grazie a Stefano e alla fisionomica e a questo mondo fantastico orientale, perché il Mian Xiang ha una storia di circa 5.000 anni, sono riuscita ad avere diciamo, delle definizioni un po' più profonde e un po' più, insomma, più anche energetiche, chiamiamole così. Allora, tornando appunto al discorso dei denti, quindi entriamo Tu, tra proprio. l'altro, non ho detto all'inizio, tu, tra l'altro, sei anche igienista dentale, quindi Sì. hai potuto approfondire questo aspetto anche da un altro punto di vista, quindi molto, molto interessante. Sì, sono da 15 anni nel settore del dentale, poi tutta la famiglia di dentisti, quindi proprio trascinata dentro proprio quel mondo da quando sono piccolina. Quindi i denti, allora, secondo questa visione della fisionomica, i denti vengono considerati i pilastri
e le colonne della bocca. E ideologicamente dovrebbero essere proprio come nella foto, cioè ben proporzionati, allineati e di un colore bianco, bianco-giallo. Questo perché denotano non solo una vita lunga, ma anche prospera e il raggiungimento di un buon stato sociale. La bocca è collegata alla comunicazione, quindi avere anche una bocca di questo tipo vuol dire saper comunicare e comunicare bene in maniera positiva e relazionarsi bene con gli altri. Quello che fa questa antica arte cinese è, diciamo, non entrare nel dettaglio dente per dente e il suo significato, prende solo in considerazione due denti molto importanti che sono gli incisivi centrali e i canini. Poi guarda più che altro la grandezza dei denti e come sono posizionati. Mm-hmm. Per esempio, i denti molto piccoli, quando una persona ha i denti molto piccoli, quindi può essere un bruxista, uno che ha digrignato, quindi li ha consumati, sono persone che tendono a essere molto proiettate verso se stesse, sono molto intelligenti, possono essere addirittura geniali, in quel caso vediamo anche altre parti del corpo, per esempio la fronte molto ampia e le orecchie molto ampie, molto grandi, e ecco, non amano tanto stare con gli altri, nel senso preferiscono stare da soli, anche lavorativamente parlando, piuttosto che collaborare con altre persone. E invece i denti, quando sono molto grandi, per esempio Jim Carrey è famoso per questo sorriso gigante, ha i denti che sono praticamente tutti della stessa misura. Cioè non vedi che ci sono denti un po' più piccoli, sono tutti uguali. Ecco, lui è una persona che ha molta energia dentro, molta forza, molta vitalità e è anche... E secondo appunto quest'arte sono persone che amano proprio mangiare, hanno molto appetito, gli piace il buon cibo. E invece i denti proiettati, poi c'è questa distinzione tra i denti più proiettati verso fuori e i denti proiettati più verso l'interno, è una forma di estroversione, quindi si è più estroversi o più introversi. Dice sempre gli incisivi o... esatto, ad esempio Freddie Mercury. Mm-hmm. Freddie Mercury, oltre ad avere i denti molto distanziati, aveva questi denti proiettati molto in fuori. Mm-hmm. Sono, allora, quando la bocca anche, per esempio, è molto ampia, sono persone abili nel comunicare, cioè amano parlare, comunicare, possono utilizzare questo talento per, proprio per farne un business, quindi anche diventare bravi, diventare cantanti, abili con le lingue, quindi diventare anche degli interpreti, dei businessmen, della comunicazione. Mi viene in mente Julia Roberts che ha questo sorriso e la bocca grande. Esatto, infatti anche Stefano mi raccontava, una giornalista che l'ha intervistata ha detto che non riusciva come a spegnerla perché parla talmente tanto che non ti dà spazio per comunicare, infatti più è ampia la bocca più uno parla. E tornando per esempio al discorso dei denti proiettati verso l'esterno, è una caratteristica che hanno molto gli orientali, soprattutto prima di utilizzare gli apparecchi. E sono persone molto comiche che amano la battuta, infatti possono effettivamente fare i comici, amano un po' prendere in giro. Se i denti sono troppo proiettati verso fuori, si tende a essere troppo irriverenti, quindi entrare e interagire troppo con l'altro, ma in maniera... anche un po' bizzarra e un po' fastidiosa. Questo se sia verso fuori? Sì, se si sono verso fuori, assolutamente sì. Se i denti invece sono rivolti verso dentro, mm-hmm. quindi la persona tende a essere più introversa. Si isola, tende un po' ad isolarsi e non ama tanto collaborare. Tende anche una persona di questo tipo ad avere molti pensieri ricorrenti, ad essere focalizzata molto su se stessa, anche in questo caso qui. Mm-hmm. Poi quelli che vengono presi in considerazione sono i canini, mm-hmm. Che diciamo che i canini li ritroviamo, allora se sono ben appuntiti, indicano e denotano aggressività. Quando per esempio c'è un dente, c'è un canino più appuntito dell'altro, dipende se è il lato destro o il lato sinistro, perché il canino nel lato destro vuol dire aggressività nei confronti del mondo femminile, il canino invece sinistro indica aggressività nel mondo, verso il mondo maschile, quindi può essere nei confronti o del proprio partner, quello che sia,
oppure anche degli amici, collaboratori del sesso maschile o femminile in base al dente che è più pronunciato. Questo vale sia per uomini che per donne, quindi non. Assolutamente sì, non c'è lo scambio, perché nella fisionomica il viso viene diviso a metà, c'è cioè la metà destra che rappresenta il femminile e la metà sinistra che rappresenta il maschile. I due incisivi centrali, invece, sì, solo quelli superiori sono importantissimi, devono essere sempre ben curati e dovrebbero essere dello stesso colore e ben allineati perché determinano la salute dei nostri genitori. Quindi, se per esempio mi succede che mi rompo un dente, un incisivo centrale, devo andare immediatamente a sistemarlo, perché altrimenti ha ripercussioni, nel caso io come donna, ripercussioni su mio padre. Perché quello che fanno i cinesi è, allora, per la donna l'incisivo centrale di destra rappresenta il padre, e l'incisivo centrale di sinistra la madre. L'uomo invece c'è un'inversione. L'uomo ha l'incisivo centrale di destra che è la madre, l'incisivo centrale di sinistra è il padre. Quindi se io come donna prendo un colpo sull'incisivo di destra e si rompe, questo incisivo qua si ripercuote poi su mio padre, sulla salute di mio padre. Quindi la cosa migliore da fare è sistemare immediatamente i denti, perché Ma vanno. e se un dente è più sporgente rispetto all'altro, sempre gli incisivi? Allora, se un dente è più sporgente, dipende anche se si accavalla sull'altro, vuol dire una prevaricazione di un genitore verso l'altro, oppure un'assenza del genitore, perché il dente in fuori è come se stesse come uscendo e andando via. Quindi può essere che di solito queste dinamiche si sentono molto quando si è piccoli. Quindi da bambini, magari un genitore è uscito di casa, è andato via, i genitori si sono separati, il dente può prendere appunto questa piega. L'assenza è definita anche come morte del genitore, oppure appunto se n'è andato via, si è staccato completamente dalla casa. Un'altra dinamica interessante avviene quando un incisivo è più su rispetto all'altro. È come se l'incisivo centrale scomparisse dall'arcata, non vuole farsi vedere. In quel caso là si può presentare quando magari un genitore è spesso fuori casa per lavoro, quindi è poco presente ed è come se non fosse mai proprio anche nella bocca, non fosse presente. Interessante. Altra cosa che può accadere e che possiamo ritrovare è come Madonna il diastema, cioè lo spazio interdentale allargato. Non so se questa è la fi seconda figura o no ancora. Esatto. Esatto, adesso qua è molto molto pronunciato, però avere il diastema, siccome abbiamo detto che rappresentano l'archetipo maschile e l'archetipo femminile, sembra quasi che i due genitori siano separati. In effetti si può fare questo tipo di traduzione. Allora, possono essere i genitori separati in casa, oppure divorziati, oppure si sono staccati l'uno con l'altro. Vero è che ci possono essere magari tre fratelli di tre età diverse che vivono all'interno della stessa famiglia e vivono il rapporto dei genitori in maniera diversa. Quindi i denti si spostano in base a come ciascun bambino sente i propri genitori. Può essere che uno abbia vissuto e sia rimasto traumatizzato dai continui scontri dei genitori, quindi un dente può prevaricare l'altro. Un altro bambino magari ha vissuto il continuo vai e vieni del padre che andava avanti e indietro, quindi magari il dente andava più su dell'altro. Un altro può essere ha vissuto il divorzio che c'è stato alla fine dei due genitori e quindi i denti si sono separati. Quindi non è detto, cioè bisogna effettivamente vedere come si spostano i denti per capire la dinamica. Sì, tu hai detto che poi bisogna curarli. Non penso che mettendo i denti insieme i genitori si ricongiungano. No, no, però, quello che succede è che poi da adulti si evitano le stesse dinamiche vissute con i genitori, quindi si può evitare la separazione, si può evitare il divorzio, oltretutto la separazione del maschile e femminile è anche interiore, quindi ci possono essere dei conflitti interiori, ma anche degli scontri tipo amore e odio con il proprio partner, che quindi si possono evitare. In questo caso basta o chiuderlo con l'apparecchio, oppure magari mettere
dipende anche dallo spazio, un po' di resina che mi va a chiudere la zona interdentale. Vediamo poi i denti distanziati. E, allora, l'elemento bocca è legata all'acqua. La bocca è legata all'elemento acqua, scusami. Nella fisionomica anche Stefano parlava di cinque elementi, di cui ciascun elemento nutre l'altro. Quindi il legno nutre il fuoco nutre la terra il metallo l'acqua e l'acqua poi il legno. Allora, la bocca è appunto quella parte del nostro volto, elemento acqua. Cosa vuol dire quando abbiamo dei diastemi che sono un po' diffusi dappertutto? Allora, siccome l'acqua la colleghiamo al fluire delle parole, quindi alla comunicazione, al parlare, ma anche ai soldi, se noi non abbiamo un pit stop dato dai denti, questi fuoriescono molto più velocemente. E quindi i denti distanziati dovrebbero essere chiusi. Anche il maestro Henning, che è il maestro di Stefano, aveva degli spazi interdentali, li ha chiusi con l'apparecchio perché poteva portare uno spreco di denaro eccessivo e difficoltà anche nelle relazioni sentimentali, ma anche cattiva comunicazione, nel senso del parlare tanto, ma parlare anche tanto per niente. Quindi in questo modo qua ci si salvaguarda. Ma questo vale solo per i denti laterali o anche ad esempio lo spazio prima di cui parlavamo degli incisivi? Anche quello spazio conta. Allora, quello spazio là che ti ho detto, solo il diastema centrale può portare difficoltà nel rapporto uomo e donna e Sì. sperpero di denaro, Ok. anche in quel caso là. Però è molto più accentuato nei denti distanziati. Ok. E solitamente è presente, nel settore frontale. I settori poi posteriori tendono a essere già un po' più chiusi. Bene, molto interessante. Aspetta che vedo solo se c'è qualche commento intanto per quanto riguarda la bocca. Allora, io ho il canino destro un po' più pronunciato. C'è un significato? Adesso cosa vuol dire pronunciato? Anna. Poi c'è Luana che chiede chi ha denti in più, cosa significa? Allora, il canino destro più pronunciato, quindi sicuramente più prominente, lo si vede di più, vuol dire se ha anche la puntina, vuol dire aggressività verso il mondo femminile. Solitamente sono memorie che si vivono anche a casa e quindi che poi noi stessi viviamo e scarichiamo in base di più al mondo maschile o al mondo femminile. E avere denti in più. Bisogna capire in che senso, che denti in più, perché solitamente abbiamo 28 denti, poi c'è chi ha i denti del giudizio, che adesso comunque non vengono neanche più considerati in arcata. Bisogna capire che denti in più, se ha tipo il nono dente, che una volta ce l'avevano, quindi mi deve un po' Oh. specificare. E invece Letizia dice, io ho denti molto stretti. Allora, se sono stretti ma sono allineati, cioè, va benissimo, è comunque fisiologico. Allora, Anna, quella che diceva che il canino è più pronunciato, dice che non è a punta, è solo si vede più pronunciato, più in evidenza, non so se è più sporgente. Non ho capito, cioè ha scritto solo che non è a punta. Allora, poi vediamo se c'è Ecco, ancora. anche il fatto. Però anche il fatto di mostrarsi un po' di più rispetto all'altro può essere comunque un indicatore di un po' di aggressività che lei ha nei confronti del femminile. Ok, bene, poi se c'è ancora qualcosa lo chiedete. Quindi adesso abbiamo visto, non so se c'è ancora per quanto riguarda la bocca. L'altra volta ci ha detto Stefano riguardo alle labbra. Allora, con la bocca si apre un mondo grande, un mondo grandissimo. Per esempio, sulle labbra si può dire che, come avevo accennato prima, più una bocca è grande, più si è abili nel comunicare. La grandezza della bocca si capisce in base alla dimensione del naso. Se io traccio due linee verticali dalle alette del naso e faccio scendere, sia la bocca grande quanto il naso, non sarò un grande comunicatore. Se già mi esce la bocca di mezzo centimetro rispetto Al naso. appunto al naso, e è già una bocca sulla media.
quando siamo al di fuori di circa un centimetro è definita una bocca grande. E poi Stefano sicuramente l'aveva accennato, anche il labbro superiore o il labbro inferiore. Il labbro superiore è il dare, il labbro inferiore è il prendere. La bocca deve essere sempre ben equilibrata, cioè la parte superiore dovrebbe essere carnosa tanto quanto quella inferiore, ma non è sempre così. Quando il labbro superiore è un po' più sottile rispetto a quello inferiore, sono persone che sanno fare affari. Però sono persone che non tendono a dare o a darsi molto, hanno bisogno di un po' di tempo anche nel credere, anche nel fidarsi nelle persone, hanno bisogno di un po' di tempo, non danno tutto subito, ci vuole molto. Invece se il labbro superiore è più grande rispetto a quello inferiore, ecco, in questo caso è un po' più sfavorevole perché si tende a prendere troppo dall'altro e a dare poco. Esatto, esattamente. Ok. C'è poi, questa è un po' la visione orientale. C'è la visione poi occidentale che non è tanto, cioè è un po' diversa rispetto a quella orientale ed è più giovane e più fresca perché nasce negli anni 50, che è la dentosofia. Ho visto che anche molte ragazze i corsi la conoscono. Non viene praticata tantissimo in Italia, nasce in Francia. La dentosofia, per esempio, ti dà un'indicazione sul significato di ciascun dente. La cosa importante però della dentosofia è l'interazione del dentista con il paziente, perché è un dentista che vede l'essere a 360 gradi, nel senso che è dotato di un corpo, di una mente, di uno spirito, quindi una visione olistica completamente diversa dall'odontoiatria classica. Cioè si capisce che se mi faccio mettere le mani in bocca e mi cura un dente, questo può avere delle ripercussioni emozionali su di me. Viceversa, se io subisco, sento qualche trauma esterno, anche questo agisce sui miei denti. Oltretutto, la bocca è l'unica parte del corpo in cui passano tutti i meridiani energetici. È proprio l'unico punto. Quindi i denti sono collegati agli organi, gli organi poi sono collegati ad altre parti del corpo. Ci sono questi meridiani che si intersecano. Trovare un dentista che abbia queste conoscenze, secondo me, è una cosa eccezionale. Ci sono perle rare da noi, però ci sono. La cosa importante, per esempio, della dentosofia è che utilizzano degli attivatori polifunzionali, quindi non c'è più il classico apparecchio con i bottoncini molto invasivo, e questo ti va a riequilibrare non solo la bocca e la sua funzione, ma fa un lavoro anche psicoemozionale, quindi riequilibra tutto il sistema neurovegetativo, lavorando anche sulla psiche e la struttura scheletrica, che è una cosa per i bambini, è una cosa eccezionale. Fa un po' più fatica ad entrare negli adulti perché gli adulti hanno molti blocchi emozionali e quindi l'attivatore agisce, però agisce molto lentamente. Più uno è aperto, più si sblocca velocemente. Wow, molto interessante, questo non lo sapevo. Molto interessante. Sì, direi che possiamo passare in un'altra zona perché appunto qua ci sarebbero da fare dirette sulla bocca, invece oggi volevamo dare giusto qualche Sì, spunto. Cosa passiamo sulla pelle, scusami. sui capelli? Passiamo ai capelli e la visione che c'è, il significato che c'è riguardo ai capelli. Appunto, secondo questa antica arte, i capelli sono un'indicazione, un simbolo di forza e di vitalità. Quindi riusciamo a capire quanta forza e vitalità ha una persona solo guardando i capelli. Più i capelli sono grossi e scuri, più una persona ha forza ed è vitale. Chi ha i capelli scuri ha una salute migliore rispetto a chi ha i capelli chiari. Oltretutto, i capelli bianchi, che io adoro, il bianco brillante, sono simbolo di saggezza. Il capello, invece, quando è grigio, vuol dire che c'è bisogno da parte della persona di cambiare alimentazione e di introdurre vitamine, sali, minerali, quindi maggiore frutta e verdura, perché vuol dire che si è impoveriti non si assume abbastanza vitamine, sali, minerali. Quindi per andare a recuperare anche il colore del capello bisogna cambiare l'alimentazione, nel caso in cui siano grigi. Poi c'è anche un significato, se non sbaglio, se sia sulle tempie prevalentemente una donna, ad esempio, più bianchi qua oppure più bianchi qua ai lati. Sì, questo me lo spiegava la mia insegnante di yoga,
che la zona appunto più vicina alle tempie, se riguarda una donna che gli compaiono prima in queste parti qua, vuol dire che c'è più energia maschile dentro. E Non invece penso. se compare un uomo i capelli bianchi prima qua, vuol dire c'è un eccesso di energia femminile. Quindi le donne dovrebbero avere l'inizio delle ricrescite bianche in Lì. questa parte qua. Poi ovviamente si estendono come una cascata meravigliosa, però in teoria è così. Assolutamente sì. L'immagine che ti ho riportato è quello che la visione dell'antica Cina. Gli uomini avevano i capelli lunghissimi. Li raccoglievano in questo chignon, collocato proprio sul settimo chakra. Questo per andare a aumentare proprio la capacità intuitiva. Le donne invece portavano i capelli adornati da gioielli e amuleti che richiamavano un po' i motivi floreali, proprio perché erano simbolo di femminilità e di sensualità. Quindi andavano con il capello lungo e questi adornamenti andavano a incrementare questo significato. Per l'uomo invece era un significato di maggiore virilità avere il capello lungo. Nelle culture sciamaniche, per esempio, i capelli, nelle culture sciamaniche non solo, comunque tra i nativi americani, ma in molte altre culture, i capelli sono una connessione con il divino e con il cielo. Portavano i capelli lunghi proprio perché riuscivano a connettersi alla propria divinità e aumentare le capacità intuitive ed extrasensoriali, e addirittura a distanza di chilometri, percepivano i pericoli e se stava arrivando un nemico. I militari americani negli anni della guerra del Vietnam avevano fatto degli studi in cui avevano dimostrato che il taglio di capelli nell'arruolare dei nativi americani incideva fortemente, abbassava la loro forza e le loro capacità sensitive. Quindi sono stati fatti anche degli studi specifici. Poi ci ricordiamo anche il mito di Sansone, che Ah, ti Sansone gli volevo tagliano i dirlo. capelli. E diventa cieco proprio perché era una connessione con il divino e lui perde la connessione con il divino. Però cosa gli succede? Diventando cieco comincia a fare un lavoro su se stesso e acquisisce le capacità spirituali, la visione interna, grazie a un lavoro che lui fa interiormente. Perché ad esempio i monaci buddisti che si tagliano completamente, si radono i capelli, lo fanno anche per questo motivo. Loro troncano quella parte materiale per rivolgersi verso una parte più spirituale e più pura. Perché anche ci ricordiamo che chi non ha capelli sembra quasi un bambino, quindi ritornano un po' a questa purezza infantile, tranciando proprio la parte virile e più mascolina che hanno. Ed è questo anche il motivo per cui si tagliano completamente i capelli. Poi c'è tutto. Sì. No, e chi invece ha proprio capelli fragili che si spezzano, quello indice un po' di debolezza, di energia, poca energia vitale, diciamo comunque. Allora, se i capelli sono sottili è indice di poca vitalità, però se i capelli sono come secchi, spenti e fragili, questo perché Aspetta che ti abbiamo perso. c'è troppa aggressività. Scusami, ti abbiamo persa un attimo. Siamo rimasti se appunto il cappello è fragile, è spento e secco. Allora, in quel caso là c'è troppo nervosismo e aggressività, perché i capelli sono il prolungamento dei nostri nervi. E quindi quella tipologia di emozioni va a sfibrare la linfa vitale del capello e gli toglie energia. In quel caso là, pur facendo determinati impacchi, cure, eccetera, se i capelli restano sempre spenti e secchi e si rompono, è questo il motivo. Quindi non è un lavoro che dobbiamo fare dall'esterno solamente, ma anche un lavoro di riequilibrio interiore, quindi con il respiro in questo caso e con lo yoga assolutamente. Ok, aspetta, solo leggo qualche domanda. Chi ha capelli molto sottili è soggetti a caduta abbondante? Allora, questa è una bella domanda perché purtroppo quando si perdono i capelli, di solito la perdita di capelli è collegata a delle paure che lavorano a livello inconscio. Purtroppo in questo, dico purtroppo perché in questo momento siamo stati molto manipolati dalle paure.
e possono essere paure nel perdere qualcuno, che si possono anche essere materializzate o meno, paura nel perdere una persona, paura nel perdere il lavoro, paura di fare cioè, di fare un incidente, paura di questo tipo. Queste paure lavorano a livello inconscio e poi si trasmutano a livello fisico con la perdita del capello perché rappresenta la nostra forza e la nostra vitalità. E quello che si può fare, per esempio, lavorando con i cinque elementi, che quelli che ho accennato prima, è fare un lavoro sui reni, quindi sul meridiano della vescica, che è un meridiano molto importante in cui risiedono le memorie antiche. Quindi lavorare su quel meridiano che è l'elemento acqua. Il precedente all'elemento acqua è l'elemento metallo, perché l'elemento acqua mi scarica come il metallo. Quindi lavorare con il respiro, perché l'elemento metallo sono praticamente i polmoni, lavorare con il respiro, riequilibrare il respiro e poi in ultima scaricare il tutto, perché i polmoni tolgono le tossine, alleggeriscono i reni lavorando sui meridiani si alleggeriscono ulteriormente dalle tossine della paura, perché la paura rilascia delle forti tossine, toglie molta energia vitale. E in ultima si può lavorare tranquillamente con i fiori di Bach. I fiori di Bach sono l'elemento legno. L'elemento legno mi aiuta a drenare come sia l'elemento acqua che l'elemento terra, e quindi mi aiutano ad alleggerire le paure e a togliere, addirittura a rimuoverle. Comunque andare da uno specialista specifico che può aiutarti anche nel selezionare quello che è il fiore di Bach più preciso. Ok, È assolutamente d'aiuto. per riequilibrare tutto, esatto. Assolutamente sì. E capire più che altro la tipologia di paura, perché a volte non ci si rende conto di che cosa sta lavorando dentro di noi. E questo è il problema. Perché chi ha paura, per esempio, di essere abbandonato, anche quella è una paura che sta lavorando Di non essere all'altezza, di non farcela e dentro accettato, sì, ci sono diverse paure, non è solo paura appunto di perdere il lavoro, la paura di morire, ci sono tante anche paure sottili che magari non le consideriamo neanche paure, invece ci vanno a influire sul nostro stato emotivo e sulla nostra salute. Esattamente, perché per esempio anche tieni conto ragazzi giovani che li trovi non hanno più capelli, anche quello accade perché sono giovani, magari devono entrare, sono liberi, freschi, devono entrare nel mondo del lavoro, non si sentono pronti, hanno paura di perdere la propria libertà e quello che accade è proprio la perdita del capello. Quindi è vero che c'è un discorso, molti lo associano agli ormoni, sono gli ormoni sballati. Ma tutto è emozionale, lavora dal punto di vista emotivo, quindi bisogna riequilibrare le emozioni per trovare le soluzioni. Esatto. Bene, non so se c'è ancora qualcosa. Il colore dei capelli incide, o non mi ricordo se l'hai già detto prima o. Il colore dei capelli, se i capelli sono scuri, c'è maggiore forza, maggiore vitalità rispetto a chi ha il capello chiaro. Poi tutto il discorso del colore dei capelli che sta meglio a una persona rispetto a un altro, questo è proprio uno studio a sé che facciamo io e Stefano in base alla forma del volto, al colore della pelle e si sceglie il colore di capelli adatto. E invece il riccio e il liscio influisce un po' sulla persona o no? Allora, il riccio sì, perché il riccio corrisponde all'elemento acqua. Quindi se magari uno ha bisogno dell'elemento acqua in quello che è appunto in questa ricerca, il riccio gli sta bene. Se per esempio io non ho bisogno dell'elemento acqua, mi devo fare il capello dritto. Solitamente madre natura è perfetta, quindi dai ricci a chi insomma ha bisogno, quindi non è bene tenerseli. E invece il capello dritto non ha significato, cioè riguarda l'elemento legno, ma non ha significati specifici. Vedo che qualcuno, Pina, ha scritto: io ho perso tanti capelli l'anno scorso durante l'acquisto del mio appartamento. Magari c'era anche qualche paura, sicuramente. Sì, anche quando si acquistano le cose, si fanno mutui, c'è sempre una paura, riuscirò a pagare il mutuo, riuscirò a fare questo o quell'altro. Quindi sono tutte forme di paura che sicuramente ci stressano in qualche modo e vanno ad influire sui nostri organi. Bene, sui capelli abbiamo detto, che cosa ci rimane ancora oggi? Volevamo parlare di pelle. La pelle che è questo organo meraviglioso che noi abbiamo e che comunica comunque con la nostra interiorità,
verso l'esterno. Quindi la pelle ci dice quello che sentiamo noi dentro noi stessi, quello che proviamo e come ci relazioniamo con gli altri. Per esempio, chi ha una pelle luminosa e liscia, senza imperfezioni, sicuramente sarà amorevole e gentile nei confronti degli altri. Chi invece ha una pelle piena di brufoletti, ma sto parlando non solo, cioè, ragazzi, adolescenti, ma anche persone di 25, 30 anni, 35, che hanno sempre i brufoletti che vengono fuori, è come una sorta di mani avanti che uno mette per dire non toccarmi o comunque stai attento a come ti avvicini a me, avvicinati piano piano. Oppure chi ha la pelle butterata, segnata, sono persone che sono come delle pentole a pressione, hanno molta rabbia dentro che purtroppo sfogano sulla pelle, infatti lasciano poi segni. Invece chi ha la pelle secca, non si è sentito amato e si sente anche un po' isolato. Quindi anche fare un lavoro di trattamenti come con le cure sulla pelle, andare a reidratare, aiuta tantissimo. O per esempio chi ha la pelle ruvida, cioè rugosa, che è molto segnata, ma stiamo parlando di segni che si presentano anche in giovane età, per esempio già a 50 anni, a 60 anni, questo potrebbe indicare essere un po' ruvidi con il prossimo. Nel senso che quando si interagisce con l'altra persona, si viene visti come sempre un po' seccati sul chi va là, un po' distaccati, che non si vuole tanto interagire con gli altri. Questo si intende un po' come ruvido. E quindi, come ti dicevo, andare a lavorare proprio sulla pelle, sulle emozioni sempre, perché anche quelle purtroppo lavorano dentro di noi, va a migliorare e l'alimentazione, perché aiuta a migliorare appunto il discorso della luminosità della pelle. Oltretutto, anche in base a dove escono i brufoletti, riusciamo a capire la problematica. Per esempio, i brufoli che vengono fuori sulla fronte, a cui io ne sono particolarmente soggetta, ahimè, sono problemi con i familiari, quindi scontri continui con i propri genitori. Se è verso destra, rappresenta la madre, se è verso sinistra, il padre. Poi, se è attorno agli occhi, sono conflitti con il proprio partner, quindi sono tutte cose rimediabili, i brufoletti sono poi passeggeri. Quando compaiono invece sulle guance, sono degli indicatori che i progetti che noi abbiamo stanno prendendo una piega sbagliata, quindi dobbiamo come riallinearci. Quando invece compaiono sul naso, sono problemi, digestivi. Però se compaiono, per esempio, degli aloni neri vicino al naso, sono problemi alla schiena. Invece, nella zona tra il naso e le labbra, sono problematiche che riguardano l'organo riproduttivo. Anche perché, in questa zona abbiamo il filtro, che sono quelle due pieghettine che abbiamo molto carine, e quelle rappresentano proprio anche nella fisionomica. E in base a come alla propria conformazione, se possiamo, si può vedere se possiamo avere figli o meno, se siamo fertili oppure Interessante. E invece qui sul mento, se ci sono brufoletti o segni. allora. Diciamo che qua, anche nel Dien Chang, questa parte è Sempre l'intestino organi, sì. e la vescica. Però comunque riguarda sempre l'apparato urogenitale, quindi problemi all'apparato urogenitale perché l'intestino e la vescica in qualche modo sono tutti assemblati insieme e alla fine. Ok, e invece rossori o qualcuno scrive macchie in determinate zone o sulla pelle hanno qualche significato particolare? Rossori, macchie? Allora, le macchie sulla pelle sì. Allora, bisogna capire se sono macchie senili, nel senso venute in età avanzata, ma se si è già giovani, che a 30-35 anni cominciano a comparire le macchie, vuol dire che bisogna fare un ritorno un po' al passato. Sono emozioni molto forti vissute, come la vergogna e l'umiliazione. E le macchie sono una forma di coprire il proprio viso. Bisogna vedere anche in questo caso se compaiono di più nella parte sinistra o nella parte destra. Perché nella parte sinistra può essere vissuto da parte dei maschi, cioè quindi i maschi ti hanno in qualche modo umiliata e ti hanno fatto vergognare. Viceversa dalla parte destra. Sì.
Oppure hanno, se compaiono nella parte destra, può essere che la tua femminilità sia stata colpita. Vediamo, sto leggendo perché stanno scrivendo alcuni commenti. Ritornando sempre ai capelli, giusto per rispondere a questa domanda di Luana, ha chiesto quindi capelli ricci che significato hanno? Giusto per rispondere a Luana che parlava di capelli. Allora, il significato, allora, dirglielo così è un po', non è semplice, però riguardano l'elemento acqua, nel senso che appunto nella fisiognomica e nella filosofia cinese si parla molto di cinque elementi. Quando, per esempio, hai un viso fatto in un determinato modo, il colore della pelle di un certo tipo e il capello di un certo colore, il capello riccio può andare ad aumentare la tua energia, però questo lo si può capire vedendoti. Come ti dicevo prima, niente avviene per caso, quindi il capello riccio di solito viene dato a chi ne ha bisogno. Chi invece se lo crea, in quel caso bisogna capire se ha fatto la scelta giusta per il proprio volto e per il proprio colore di capelli e di pelle. Poi, colore del viso giallo pallido con occhiaie. Allora, quella è una situazione un po' di malessere. Ti dico, i cinesi fanno anche, diciamo, una distinzione sul colore proprio della E pelle, dovremmo visto. fare una puntata sulle cinque elementi perché appunto ogni elemento ha il suo colore, il suo momento e così via, che è un argomento molto interessante. Io questo le mie allieve qualcosa già conoscono perché appunto anch'io mi piace molto questo argomento e quindi qui non so se andare a introdurre perché qualcuno neanche non sa cosa sono i cinque elementi, quindi qua veramente è un campo No, ampissimo. a spararlo così non si capisce tanto bene Certo. perché lo so, non è così semplice. Però se il colore sì, è giallo con le occhiaie, allora Giallo, già le occhiaie sono il palazzo dei figli, quindi ho problemi con i figli o come figlia abbiamo sentito dei genitori che ci hanno addossato troppe paure. Quindi le occhiaie sono problemi comunque legati alla zona dei reni, quindi bisogna reidratarsi molto. E il colore giallo è legato comunque al fegato. Però se alla mattina mi sveglio ho un leggero colore giallo, nel senso come sottofondo giallo, cioè leggero, non cose che mi stravolgono, vuol dire arrivo di denaro. E è una cosa positiva. Allora, poi cosa ancora? Di un paio di anni sul viso appena uso acqua compaiono grandi chiazze rosse ovunque con un leggero calore, durano circa 20 minuti e poi passano. E in questo caso ti posso dare però un'altra spiegazione che è la stessa che mi sono data a me, perché è la durezza dell'acqua e l'acqua troppo calda. Quindi non c'entra niente con la fisionomica, però visto che ci Certo, siamo, te la do lo certo. stesso. Se magari qua non è specificato se usa l'acqua calda o fredda. Comunque, Letizia, se vuoi essere un po' più specifica. Poi chiedono se c'è qualche libro dove c'è scritto tutto questo. Beh, qua posso dirlo io che Stefano, insieme mi sembra alla tua collaborazione, c'è un libro di fisionomica, anche più libri che avete. Stefano che ha scritto. Sì, che è Capirsi in un istante, la fisionomica Capirsi in un istante, che è stato rieditato da poco, quindi nuove immagini, nuovo tutto, e lo si può acquistare anche tramite Editoriale Delfino su internet, assolutamente sì. Bene. Ok, se c'è ancora qualche domanda potete scriverla. E non so sulla pelle se c'è ancora qualcosa. Abbiamo visto già l'altra volta con Stefano e appunto se compaiono determinati segni in certe zone perché abbiamo appunto i 12 palazzi, poi dipende da dove c'è qualche segno è collegato con appunto quel palazzo. Assolutamente sì. Quindi effettivamente sì. Per quanto riguarda la pelle, poi come ti dicevo, c'è una distinzione sul colorito che noi vediamo al mattino appena ci svegliamo. Quindi se abbiamo un leggero tono rosato, quello è un indicatore di buona fortuna e di denaro. Però se abbiamo la pelle molto bianca, è un problema di salute.
Se invece tendiamo un po' il verdino, ci preoccupiamo troppo e ci affanniamo troppo per le cose. Quindi danno anche un po' queste spiegazioni. Poi riguardo alla pelle, anche l'odore della pelle, perché se noi abbiamo sempre tendenzialmente la pelle leggermente profumata, vuol dire che i nostri pensieri anche sono positivi. Però se ci laviamo, laviamo, laviamo e la pelle puzza lo stesso, vuol dire che siamo tanto collerici. Quindi... Questo mi ricordo che l'aveva detto Stefano al corso, quando lo feci tanti anni fa, che in monaci, non mi ricordo chi, se era il San Francesco, non so chi, insomma, non si lavava, però era profumato, perché appunto una persona positiva e buona e quindi non aveva cattiveria e quindi aveva una pelle che profumava anche senza lavarsi. Non mi ricordo se era una storia, non mi ricordo di chi. Era un frate e profumava di citronella, aveva sempre un profumo di citronella che passeggiando emanava proprio questo odore, vero? Esatto. Quindi chi puzza invece, e nonostante si lavi puzza, vuol dire che è una persona cattiva. Nonostante si lavi, perché sì. Nonostante si lavi molto, cioè nel senso bisogna fare anche questa valutazione, se magari uno si lava già due volte al giorno, si fa le docce e resta sempre un odore un po' pesante... Mm-hmm. Sono emozioni troppo aggressive che tossine, sì, cattive. Sì, tossine. Mm-hmm. Allora, vediamo cosa scrivono ancora. Ah, qua scrivono se il colore pallido può essere dovuto al favismo, cioè se si mangiano troppi legumi e se si ha una piccola emolisi ogni volta con ittero, annessa, mi è successo così. Ma qua parla se per caso il colorito della pelle può essere dovuto anche all'alimentazione. Allora sì, però comunque è una situazione che di salute, che non si sta tanto bene. Chi soffre di favismo dovrebbe assolutamente eliminare tutti quelli che sono i legumi, perché è una forma anemica, rischia di veramente l'emolisi, di andare a finire in ospedale. Mm-hmm. E quindi se è successo che ha mangiato qualcosa e è diventata bianco pallida, sì, non è un buon segno. Mm-hmm. Qua chiedono, collegandomi ai denti, perché prima non ha specificato, cosa significa avere un toro in bocca e escrescenza ossea? Ah, il torus? Mm-hmm. Allora, no, ti dico, non viene fatta una... non c'è un significato vero e proprio per quel che riguarda il torus. E non è neanche una cosa negativa, è solo osso che si va a depositare in più. Ok. Vediamo se c'è ancora qualcosa. Addirittura chi ha osso in più è anche agevolato nel caso si deve fare un impianto, perché l'osso gli può essere prelevato da lì, quindi ben venga. Laura, il significato dei capelli grossi e secchi? Allora, i capelli grossi sono un indicatore di forza interiore. Il fatto che siano secchi vuol dire che li sta in qualche modo un po' sfibrando. Mm-hmm. Quindi sicuramente utilizzare i prodotti più adatti a lei, perché capire anche la porosità del capello è una cosa interessante, perché non tutti possiamo usare gli stessi oli e se sta usando prodotti sbagliati possono danneggiare il capello, però sicuramente capire dentro di lei le emozioni che sta provando e se quello che sta provando sta stressando il capello. Mm-hmm. Poi c'è Anna, scrive, sono in menopausa, sudo molto ma non ho odore cattivo. Ok. Ottimo. Vediamo se c'è ancora qualcosina. Comunque sì, questo lo dico io a tutti quelli che ci stanno ascoltando, sicuramente la fisionomica è un mondo veramente affascinante e anche chi lavora, che ha, comunque tutti abbiamo a che fare con le persone e capire un pochino, ovviamente ci vuole tanta pratica, infatti so che Stefano Parancola è da tanti anni che studia la fisionomica e tu anche, quindi non è che adesso leggendo un libro sei già subito capace di riconoscere subito, però già con facendo un corso come ho fatto io con voi o comunque con un libro già ti dà qualche spunto, è veramente molto interessante iniziare a capire un po' meglio chi hai di fronte, magari anche interagire meglio con la persona, quindi non è a scopi malevoli, ma comunque per avere più empatia con le persone con le quali dobbiamo collaborare, lavorare anche in famiglia. Quindi
sicuramente un argomento molto molto interessante. Hai detto tutto perfettamente. Ok, non vedo altri commenti e domande, siamo già quasi a un'ora, quindi possiamo andare anche verso la fine, anche se appunto è così interessante che qua si potrebbe veramente spaziare e parlare ancora di tante cose, ma credo che possiamo lentamente andare verso la fine di questo appuntamento. Vediamo se c'è ancora qualche commento, come si fa ad avere una consulenza con voi. Allora, Cinzia, lascio qua i contatti di Chiara, così potete trovare il suo profilo, oppure potete andare anche nella diretta dove c'era come ospite Stefano Parancola. E tutti questi appuntamenti rimangono pubblicati sulla mia pagina, quindi per chi si è collegato verso la fine può andare a rivedersela, e rimangono pubblicati. E appunto vi consiglio anche di andare a rivedervi la puntata dove c'era come ospite Stefano Parancola, dove abbiamo appunto iniziato a parlare di fisionomica. Adesso non mi ricordo che puntata fosse, però se andate sulla mia pagina la trovate fuori, perché c'è scritto anche nella descrizione. E anche lì c'è il contatto di Stefano Parancola. Invece in questa diretta metterò il contatto di Chiara, quindi potete contattare o uno o l'altro. Grazie. Il nome di qualche libro, Luana, l'abbiamo detto, se vuoi ripeterlo, Chiara. Sì, allora, La fisionomica, capirsi in un istante, ed è di Stefano Parancola. Ok, bene, io direi che abbiamo finito, è stato interessantissimo. E grazie mille Petra per l'invito. No, a me tutto quello che riguarda il viso interessa moltissimo, ma non tanto dal punto di vista occidentale, ma orientale, molto interessante, perché questa filosofia anche dei cinque elementi, che qua anche con qualche altro ospite abbiamo solo accennato, ma che sicuramente approfondendo si scoprono tante altre cose molto molto interessanti. Quindi grazie, grazie Chiara per questo grazie. Tuo contributo e niente, buona serata. Grazie a tutti, ciao. Ciao Chiara. Ciao. Bene, quindi grazie, mi fa piacere che avete apprezzato, vedo i ringraziamenti. E niente, quindi oggi abbiamo aggiunto tassello in più di conoscenza per quanto riguarda il viso e nello specifico appunto i denti, i capelli e la pelle. E, per oggi è tutto, e noi ci vediamo lunedì prossimo, quindi la prossima diretta ci sarà lunedì, perché come sapete adesso ho un po' ridotto la frequenza di queste dirette, perché si spera che tutti noi pian piano iniziamo ad uscire fuori e quindi a lavorare, a riprendere un po' la nostra vita in mano, e quindi non voglio occupare ogni giorno il vostro tempo, anche se ho piacere comunque di condividere con voi sia quello che faccio io, yoga facciale, ma anche appunto col contributo di altri. E quindi il prossimo appuntamento è lunedì alle 5:30 intanto, poi sto valutando anche di spostare l'orario un po' più in là, o alle 6:18, 18:30. Comunque lunedì ci sarà l'appuntamento alle 17:30. Io vi abbraccio, vi saluto e grazie per aver seguito questa diretta. Buon fine settimana. Ciao ciao.